Siamo con le bimbe vincitrici del concorso Aspettando il Giro d'Italia con la preside del plesso scolastico di Cassano che ha sposato questa nostra iniziativa e col presidente dell'Armando Gatto, Francesco Corrado, promotore appunto dell'iniziativa. Oggi abbiamo premiato le ultime due bimbe che hanno fatto il proprio disegno. La preside una iniziativa che ha stimolato la fantasia dei bimbi, tant'è e che molti sono stati disegni provenienti dalla vostra scuola, anche un'occasione per diciamo, educare ai veri valori della vita. Sì, come ho già detto prima, è una cosa veramente positiva, perché innanzitutto la partecipazione che è stata massiccia, molti alunni hanno partecipato, hanno fatto un disegno che era degno, diciamo, di essere premiato. Purtroppo si sa, nelle premiazioni arriva uno e quindi la giuria ha racchiuso nella premiazione di questi due disegni e del tema, diciamo, il contenuto di tutti gli altri disegni dei bambini. Ecco, hanno sprigionato una fantasia effettivamente molto alta, ma ci ha colpito forse anche in questi bambini il fatto che hanno centrato il vero valore dello sport, della bicicletta in particolare, come bicicletta dei sogni, nel senso che di vedere il bello, di volare alto, di non rimanere, cioè di allontanarsi dalle brutture della vita e di vedere sempre il positivo. E questo mi riempie veramente di gioia perché mi dà la speranza che il futuro, che è affidato in effetti a queste giovani generazioni, possa avere appunto un epilogo migliore forse della situazione attuale. Presidente dell'Armando Gatto, Francesco Corrado, il Pinocchio in bicicletta è stata l'occasione per promuovere questo concorso, un Pinocchio in bicicletta che quest'anno ha avuto un grande successo a Cassano. Sì, oggi è l'ultima tappa prima della finale che faremo in occasione del Memorial Armando Gatto del 2 di giugno, quindi probabilmente la faremo l'1 il sabato e la faremo con tutti i ragazzi di Nuove, con tutti i plessi di Cassano, Doria, Lauropoli e Sibari. È un progetto bello, nazionale, io non nascondo la mia emozione perché oggi stare qua con i ragazzi è piacevole. Io dico sempre che un bambino che pedala, un bambino che va in bicicletta è un bambino che togliamo dalla strada, è un bambino che togliamo davanti al computer. Non altro il tema che abbiniamo al progetto Pinocchio che ogni anno è l'obesità infantile, quindi pedalare fa bene alla salute, si sta in gruppo, si fa integrazione. L'altro tema inserito nel progetto è proprio quello dell'integrazione. Invece queste due bellissime bimbe si chiamano Francesca, Alice. Che cos'è per voi la maglia rosa? Per me la maglia rosa è un premio che terrò per sempre. Invece per te? Per me è pure un premio che, vabbè, mi piace, pure me la terrò per sé, per sempre, dentro il mio cuore. È una bella E la cosa. bicicletta? La bicicletta è qualcosa che mi è venuta la fantasia. Ha stimolato la A fantasia. me invece mi piace tanto andare in bici, grazie pure al mio papà, e certe volte vado pure con lui e mi dà la fantasia la bicicletta. Diamo gli appuntamenti a tutti quanti per l'8 maggio a Sibari perché arriva il Giro d'Italia. Vi aspettiamo a Sibari l'8 maggio, un'occasione. in occasione del Giro d'Italia. Dunque, Cassano aspetta il Giro d'Italia, l'8 maggio le strade di Sibari si coloreranno di rosa. Qua che vi consegneremo la maglia, questo è il disegno di Francesca e poi fuori c'è stato anche un tema fatto da una vostra bambina di questo istituto che ha colpito, poi Pasquale lo spiegherà nei dettagli. Certo. Io innanzitutto devo ringraziare il gruppo sportivo ciclistico Armando Gatto per la preziosa collaborazione. Guardate, in Calabria si fanno tante iniziative, però iniziative come queste, mi riferisco al Pinocchio in bicicletta, si fanno solo a Cassano e questo deve essere un motivo di orgoglio per tutti noi perché grazie al loro impegno si aiuta i bimbi a distoglierli dalle strade, ma soprattutto a educarli ai veri valori dello sport, alla competizione sana,
allo stare insieme, questo soprattutto in questo angolo di Calabria è una cosa eccezionale, e a voi l'applauso e il complimenti da parte di tutta la Federazione Ciclistica Italiana. Per quanto concerne il nostro concorso, la Gazzetta dello Sport dopo 10 anni riporta il Giro d'Italia nell'Alto Ionio, e perché non celebrare questo importante momento con un concorso? Dallo scorso mese di dicembre abbiamo girato le scuole cassanese, abbiamo proposto di disegnare la bicicletta dei sogni. A Sibari ha vinto una bellissima bicicletta disegnata da Marco Cirolla, a Doria, come a Doria, all'Auropoli. A Cassano ci sono due vincitrici, due bimbe, non a caso. La prima, Francesca, ci ha colpito per il suo modo di disegnare una bicicletta che però non sia fine a se stessa. Questa bicicletta fa parte di tutto un universo, tant'è vero che Francesca ha disegnato i pianeti, ha disegnato il sole, ciò a significare che la bicicletta è un mezzo per stare insieme, un mezzo per conoscere il mondo, un mezzo per conoscere la realtà che ci coinvolge. Invece Alice ci ha colpito perché oltre aver fatto il disegno ha scritto un tema bellissimo che vorrei che leggesse, e poi vi spiego anche perché ci ha colpito. Io con la mia bici vorrei andare in un mondo fantastico dove esistono delle bici volanti. Questo mondo io lo sogno spesso, grazie al mio papà che va in bicicletta. Nel mio mondo le persone hanno delle bici bellissime e colorate, e i bambini si divertono tantissimo. Quando cadono non piangono, ma si alzano e continuano a pedalare. In questo mondo fantastico di fate e folletti ci sono degli alberi con delle mele zuccherate e caramellate. Il sole sorride a tutti, anche alle bici, e i bambini salutano il sole che tramonta dalle verdi montagne. Facciamo l'applauso ad Alice e il complimento. Sì, io ho disegnato così il mio disegno perché mi è venuto... Io l'ho disegnato così perché mi è venuto, tipo, io ho disegnato il cestino perché così posso mettere qualcosa, il portazaino così che quando devo andare a scuola posso metterlo sul portazaino, e un portabottiglie così che quando sete posso bere. Poi ho messo le ali perché io ancora non so andare benissimo in bicicletta, e con questa mi sento un pochino sicura. Poi ho messo un motore perché quando faccio tardi per scuola lo accendo e così arrivo subito. Poi ho messo un razzo che anche questo, quando lo accendo posso andare dove voglio, mi porta nel mondo della mia fantasia. Per questo io anche ho disegnato i pianeti, l'ho disegnato pure perché un po' per l'immaginazione e per lo sfondo. Allora, noi... Io credo che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. Lo sport ci ha fatto conoscere queste due bellissime bimbe piene di creatività e fantasia. Però due aspetti vorrei, insieme a tutti gli altri, sì.